Nella vita non si cambia. Ma io vorrei almeno guarire. Nessuno ha mai parlato di guarire. Tutto il più possiamo riflettere sui motivi della sua sofferenza. Il titolo del film, Lasciati andare, è un invito ai personaggi, un invito al pubblico a vivere un po', a recuperare una spensieratezza, ma può essere visto anche come un invito alla commedia italiana di lasciarsi andare, di rischiare, perché è un film coraggioso che va anche nel surreale, a volte nel grottesco, quindi c'è anche una dimensione di coraggio nel film. Sì, il coraggio diciamo sta alla base di questa follia che è cercare di fare un film oggi. Sì, noi avevamo credo tutti quanti, il copione ci suggeriva un'idea molto chiara di quello che volevamo fare. Noi volevamo fare una commedia pura, una commedia piena, una commedia di genere, ispirata a quelle belle commedie dal tocco leggero. Di Billy Wilder, di Lubitsch e di Woody Allen, ma anche un po', appunto, come dicevi tu, non è un film anche che non si vergogna di andare un po' verso Mel Brooks, verso la farsa, verso lo slapstick, la slapstick comedy, come anche verso quel Woody Allen un po' più alla Broadway di Danny Rose, no? Fatto di inseguimenti, di situazioni più paradossali. Forse il piccolo contributo che questo film in questa epoca può dare alla commedia che si fa in Italia è l'idea che non sia necessario per forza avere attorno a un'ora o ai 70 minuti una scena in cui devono piangere per forza. Nel nostro film non si piange mai. Quello che ci siamo proprio detti era: non facciamo scene madri, divertiamoci e basta. Tutti mi considerano una disgraziata. Devi solo avere un po' di fiducia in te stessa. Voglio andarmene da qui. E io come faccio senza di te? Nel film viene ripreso più volte un libro che si chiama Donne che amano troppo. Giovanna è una donna che ama troppo? Non più. Giovanna ha smesso di amare troppo, nel senso che continua ad amare, ma non troppo, il troppo stroppia. E probabilmente Elia, a questo punto del film, comprende che questa donna che comunque lo ama, sta prendendo una sua strada, una sua autonomia, si sta affrancando da tutte le sue pigrizie, gelosie, ingenerosità. E questo in qualche maniera fa scattare anche nel loro rapporto un momento di cambiamento. Poi l'arrivo di Claudia chiaramente mescola le carte e regala questo Lasciati andare, che è un po' il mantra, è un bellissimo titolo da appendersi in camera. Lasciati andare ogni tanto, non avere la mania del controllo. Quindi io per esempio me lo metterò in camera bello grosso. I bei film spesso si riconoscono in piccoli gesti. A me ha colpito molto il gesto di Giovanna e di Lia, di quella mano vicino al muro, sì, del bussare. Quanto racconta anche del non riuscire a lasciare andare le persone in questo film? Beh, quel gesto è comunque il mantenere il contatto, mantenere un filo. Perché comunque una coppia che ha vissuto tanto insieme non può non amarsi più, in qualche maniera, cioè o arriva decisamente ad odiarsi, ma il filo resta, anche nell'odio resta. In questo caso quel gesto è un gesto di grandissimo amore, secondo me, fra i due, di grande complicità. Infatti appena Elia non sente la risposta dall'altra parte, va fuori di testa, perché è questo filo che si spezza. Cosa sta succedendo? Perché mi mancano le ancore? C'è un punto del film dove c'è una citazione di American Beauty, che sì, tra l'altro dove c'è proprio il tuo contributo. Che significato ha, perché quello è un film che racconta di una crisi di mezza età, che significato ha American Beauty e quanto è stato anche divertente girarlo? Sai che credo che abbia soltanto un significato veramente figurativo, nel senso che American Beauty è un film che abbiamo amato, però quando ci siamo
Poi chissà che cosa direbbero i nostri analisti su questa scelta, però quello che posso dire io è che stiamo sul livello proprio che ci piaceva l'immagine di Carla e di Pietro Sermonti che si lanciavano Fra i petali. fra i petali. Infatti è stato anche divertentissimo da realizzare. Purtroppo era breve il film. Beh, comunque quello è il sogno di Elia, è l'incubo di Elia, quindi va benissimo. Se Elia per caso ha rivisto American Beauty, è perfetto. Sì. No, iconografico, diciamo, l'iconografia anche della trasgressione in qualche modo, no? È lo spettro di uno che analizza i sogni, no? E gli spettri, per cui, insomma, in qualche modo.